Thank you for watching. A casa ho tre piedi solidi, grandi, pesanti e li ho usati per anni, ma di fatto rimangono per lo più sempre a casa. Con il tempo ho cominciato ad apprezzare soluzioni più pratiche, leggere e soprattutto portatili ed il mercato effettivamente è iniziato ad offrire soluzioni molto interessanti come questo 0Y o 0Y in base a come si vuole pronunciare. Un treppiede realizzato in collaborazione tra Coman e Ulanzi. Si tratta di un treppiede da viaggio o escursione, quindi la caratteristica di questi treppiedi è sempre stata quella di prediligere la portabilità rispetto a tanti altri fattori, come quello della portata e rigidità. Ma con gli anni i produttori hanno iniziato ad offrire soluzioni sempre più efficienti. Per quanto riguarda la portabilità c'è veramente poco da dire, si tratta di un ottimo prodotto, l'utilizzo del carbonio in abbinata all'alluminio ti permette di avere una leggerezza enorme per portarlo in giro, abbinato però a una rigidità molto buona che ti permette di utilizzare delle ottiche come questa qui che sto utilizzando ora, un 70-200F4. Composto poi da 5 sezioni per le gambe più una colonna centrale, Portano questo trepiede a pesare poco più di 1 kg, occupando meno di 50 cm in lunghezza nello zaino, ma risultando allo stesso tempo adatto a molte situazioni anche di fotografia statica. Solitamente il limite nella portata e rigidità di questa tipologia di trepiedi risiede nell'elevato numero di sezioni che compongono le gambe. Tuttavia, non è un problema che riguarda questo trepiede, perché grazie ai materiali utilizzati risulta essere molto efficiente da questo punto di vista. L'ho usato nelle mie ultime escursioni fotografiche in abbinata ad una Canon R5 dotata di un Canon RF 70200F4 oppure di un RF 1435F4 quindi non di certo delle soluzioni iperleggere e non ha mai dato un segno di cedimento. La testa di questo treppiede è molto interessante perché adotta una soluzione che non troviamo in altri treppiedi simili, penso a quello della Peak Design. Questo dispone di due blocchi specifici per la sfera e per la rotazione a 360 gradi. Quindi puoi sbloccare la rotazione e ruotare la macchina senza essere vincolato o vincolata alla rotazione, allo sblocco della sfera. E questo è molto, molto comodo. Qui abbiamo il blocco che ti permette di lasciarlo nella posizione che desideri. Questo è un aspetto molto comodo ed utile, per contro il sistema di aggancio rapido standard Arcas Vis non è poi così rapido, visto che non è dotato di un semplice pulsante di blocco-sblocco, ma di una classica morsa a vite. Un'altra caratteristica che troviamo su questo trepiede è la presenza di un attacco filettato da un quarto di pollice sul blocco della testa, sul supporto delle gambe. E questa è una caratteristica che solitamente si trova sui trepiedi da studio, non su trepiedi da viaggio, perché qui ci vai ad attaccare degli accessori, dei bastoncini per dei supporti, per delle luci LED, per qualcos'altro, per altre videocamere, per dei microfoni. E trovarlo però su questa tipologia di trepiede è comunque comodo perché quando si va a fare un video come in questo caso oppure vado a fare delle riprese, ecco allora che potersi attaccare un microfono, una GoPro, qualcosa di esterno, beh, è utile. Tutti i trepiedi seri, tra virgolette, solitamente hanno un gancio sulla parte finale dell'asta centrale che serve per poterci attaccare una zavorra, uno zaino ad esempio, per abbassare il baricentro e darti quindi modo di usare kit pesanti senza rischiare che il tutto si ribalti o anche per poterlo posizionare in sicurezza in superfici inclinate. Questo trepiede ne è provvisto, ma il bello è che questo gancio si può svitare e dal suo interno si trova una chiave a brugola che torna utile per dare eventualmente una stretta ai giunti di blocco delle sezioni delle gambe ed altre parti mobili sul trepiede. Peccato però che il trepiede disponga di tante viti con misure differenti dalla chiave che ti hanno dato in dotazione, quindi non saresti comunque in grado di registrare tutte le viti presenti in piedi e saresti costretto a girare con un altro kit. In dotazione con il trepiede ti vengono anche dati dei piedini in acciaio da sostituire a quelli in gomma standard. Che per chi come me fa fotografia naturalistica sono veramente comodi perché mi capita spesso di dover piantare il trepiede su superfici scivolose come in questo caso poco stabili ed è una caratteristica che non si trova su tanti treppiedi tanti trepiedi non hanno nemmeno questo accessorio disponibile a parte e la maggior parte se li fa pagare non poco per poterli aggiungere ed eccomi qui in studio con il trepiede perché voglio fare un paio di parole assieme a te su alcune caratteristiche di questo trepiede che secondo me bisogna tenere in considerazione, devi tenere in considerazione se deciderai di farti questo regalo il primo riguarda una caratteristica che in realtà non è una cosa relativa a questo modello nello specifico, ma tutti i tre piedi, quelli compatti, ovvero che sono composti da tanti segmenti e questo significa che ogni volta che bisogna estendere le gambe, raggrupparle per portarlo nello zaino, eccetera, sempre una gran perdita di tempo certo è che puoi prenderla con una mano aprire tutte quanti gli sblocchi in un colpo solo ma ogni volta devi farlo su tre gambe è un po una rottura di scatole lo ammetto lo vedi anche nel video come Flavio sta lì ad allungare ogni gamba insomma è un po una rottura di scatole da questo punto di vista l'altra cosa da tenere in considerazione ma è più un compromesso che un difetto vero e proprio è il fatto che la testa come ti ho fatto vedere prima, ha qui un, un gancio di sblocco, una leva di sblocco che ti permette di regolare la posizione della sfera. Il fatto è che comunque non hai dei riferimenti, quindi devi dare un po' d'occhio. Utilizzare la bolla della videocamera, della fotocamera per regolarla in modo che sia perfettamente dritta. Ma insomma, non hai un vera, una vera e propria regolazione, ma una caratteristica compromesso di tutte le sfere. Il vantaggio è, come ti ho detto, che. In questa testa hanno separato i due movimenti: quello della sfera con la rotazione a 360 gradi. Quindi questo sì è veramente una comodità scomodo l'attacco rapido che non ha nulla di rapido in realtà perché ha questa morsa a vite. L'altra cosa che devi tenere in considerazione è il fatto che. L'asta la, centrale è un'osservazione che mi ha fatto un mio amico: non puoi posizionarla in orizzontale come magari avviene con certi tre piedi della manfrotto. Che la tiri su e lo pieghi in orizzontale. Questo qui non si può fare, puoi soltanto invertire la testa e far sì che sia posizionata qui sotto, ma non puoi utilizzare in orizzontale. Quindi ecco che alcuni limiti li troviamo. Dopo, se devo anche andare verso un'altra indicazione, di cosa che mi ha lasciato un po' perplessa. È la leva di sblocco dell'asta della, dell centrale, che è questa qui. Vedi che qui hai la leva di sblocco, <ride> hai già visto cosa è successo. L'ho sbloccata e mi è scesa di colpo. Quindi, in sostanza non hai una vera e propria regolazione, tu hai lo sblocco per farla scivolare avanti e indietro e poi il blocco che rimane perfettamente rigida. Ed è una sorta di morsa vera e propria, infatti non ha un click, ma ha proprio da aperta, premi ed è sempre più dura. E ho notato una cosa: può succedere, bisogna stare attenti da questo punto di vista. Magari stai utilizzando il treppiede e con il dito, per errore, vai a sbloccarla. Ecco che l'asta scende oppure si estende, però hai la sicurezza che comunque non scappa, non esce perché sul fondo hai il blocco dato dal, dal gancio con la vite a brugola, nella parte opposta è ovviamente la testa. Altra cosa che non ho detto durante il video è il fatto che quest'asta centrale è qui divisa in un punto e svitando con la chiavetta a brugola che abbiamo a disposizione, svitiamo, puoi avere la sezione della testa con una sezione d'asta centrale molto molto corta, è, larga, è lunga così e quindi puoi abbassare il treppiede per quello che vedi sulle misure che ti ho messo all'inizio, un'altezza del treppiede veramente molto molto bassa. Eh, cosa posso dire per concludere? Vale la pena secondo me? Farò un confronto con quello della Pick Design che io ho, quindi ho proprio un confronto diretto, però devo dirti che mi ha fatto veramente una bella bella impressione. Ritengo che sia un treppiede veramente, veramente valido, soprattutto con la storia che ti dà i piedini in acciaio già inclusi, col fatto che hai la testa regolabile con i due movimenti separati tra sfera e rotazione a 360° gradi. insomma ci sono delle cosette che mi sono piaciute particolarmente di questo treppiede, fatto bene leggero, resistente rigido, ho riscontrato durante l'uscita fotografica che l'asta centrale si muoveva un pochino, in realtà mi è bastato soltanto registrarla, stringere un po' la vite probabilmente durante il viaggio eccetera si era un po' allentata la vite bastava stringerla ed era a posto quindi nulla di particolare o problematico. Altro da dire non c'è se non consigliarti questo trepiede. Se non vuoi spendere tanti, tanti soldi, non costa poco. Questo va detto, ma costa meno di altre soluzioni simili, sulla stessa categoria, con stesse caratteristiche. La metà, devo dire, rispetto a tante altre soluzioni disponibili sul mercato quindi sì lo consiglio lo consiglio se vuoi risparmiare un pochino e avere secondo me un buon buon prodotto se questo video ti è piaciuto fammelo sapere vai qui sotto metti un feedback eh, lasciami anche un commento se tu ce l'hai hai avuto modo di provarlo e magari hai un parere anche diverso oppure hai riscontrato dei difetti che a me sono magari sfuggiti per tutto il resto io ti ringrazio di avermi seguito fino a questo punto noi ci vediamo al prossimo video ciao da Alessio